Buonasera a tutti, sono Dennis Nazari, il produttore del cortometraggio I conti non tornano. La regia è mia e di Gianfranco Castaneda Infantozzi ed è grazie a lui che ce l'ho fatta, che ce l'abbiamo fatta perché lui ha creduto nel mio progetto. E siamo anche attori nel cortometraggio. Questo è un prodotto della Senza Riera Production, godetevi il cortometraggio, grazie a tutti. Sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada. Siamo sempre stati un gruppo di disadattati alla ricerca di una svolta. Passavamo le nostre giornate da Nicola in sala. Io sono Cesare, per tutti Cesaretto. Chi per un motivo, chi per un altro, siamo tutti andati via da Roma. Ma il vero motivo per cui eravamo a San Benedetto era il colpo in villa. Un colpo che ci avrebbe permesso di sistemarci e soprattutto di lasciare questo bel paese. Già, avevamo tutti bisogno di una bella vacanza. Magari in un posto esotico. Spartaco, tipo alquanto strano e molto pericoloso, era ricercato dalla polizia. Per una rapina in banca gli hanno accollato l'omicidio di tre guardie giurate, ma lui giura di averne ammazzati solo due. Poi c'era Enzino, detto il turco, matto come un cavallo. Sono 20 anni che te conosco e fai sempre le stesse domande di merda. E poi Gino il pugile, detto il Furia. Ma Fatti i cazzi tua! era tutto pronto per il colpo in villa, se non che le guardie si caricarono a Spartaco e a Turco. Ma meno male che c'era Gonzalo. Sì, lui ci raggiunse in sala. Su di lui sì che ci si poteva contare. A guidare era il numero uno. Pochi ma buoni. E poi il messicano aveva comprato la macchina nuova. Gino e la Furia, usciti dalla sala, aggredì un vigile che voleva multarlo e anche lui fu arrestato. Insomma, proprio il giorno dello sgobbo ne arrestarono tre dei nostri. La nuova macchina del messicano, un Alfona del 52, poteva andare bene per andare a donne, non certo per una rapina in villa. Con un macchinone del genere anche un cieco si sarebbe girato a guardarci. E così prendemmo la decisione di cambiare macchina. Ne prendemmo una che desse meno dell'occhio. Una più anonima. Sergio, il custode, la nostra talpa, ci stava aspettando. Era lui che aveva le chiavi e i conti erano fuori in villeggiatura. Insomma, avevamo tutto il tempo di cui avevamo bisogno. Per fare i miei castelli insieme a te.
non torna, no? Sergio era un bravo ragazzo, un ragazzo del sud, un gran lavoratore. Qualche anno prima finì al gabbio perché ci fece da palo in una rapina. Le cose andarono male, ma non credevo che ce l'avesse ancora con noi. Così decise di darci in pasto ai suoi più grandi amici. Piango per qualcuno che muore, non l'ho fatto manco per un genitore, che morendo m'ha insegnato a pensare, non lo faccio per un altro che muore. Io non piango quando scoppia una guerra, e il coraggio dell'eroe steso in terra, io lo premio con due fiori di serra, ma non piango quando scoppia una guerra. Io piango quando casco nello sguardo del cane vagabondo, perché ci somigliamo in modo assurdo, siamo due soli al mondo. Come perdo nei suoi occhi senza nome che cercano padrone, in quella faccia di malinconia che chiede compagnia.